Filippo Colombo, ti avevamo un po' schernito quando ti abbiamo visto in fondo alla griglia e invece ci hai zittito tu andando a vincere una gara favolosa. Eh sì, è stata molto dura all'inizio, quando ero alla fine ci ho messo un po' a recuperare, ma alla fine mi sono trovato davanti dopo mezzo giro e ho quasi fatto tutta la gara davanti. È stata dura per un pezzo perché non sembrava mollare il secondo, però alla fine è andata per il meglio. Mi è sembrato di capire che Giorgio Rossi, con cui hai condiviso un giro e mezzo di gara, fosse un pelino più bravo di te in discesa, tu un po' più aggressivo in salita. Sicuramente, perché ho fatto la gara alla cieca praticamente, ho visto ieri un attimino il percorso, ma poco a piedi, e quello sicuramente non mi ha avvantaggiato per andare veloce in discesa, e quindi... Sì, però. Prossime gare tue del Monte Tamaro dov'è? Sì, a Soletta, la prova, una gara internazionale svizzera, e lì ci sono tutti i più forti in Svizzera e sarà una bella gara anche quella, una bella sfida. Io ho avuto una bellissima gara nonostante il fango non mi aiuti molto. Sempre stato molto da più percorsi asciutti, questo era molto bagnato e umido. Il giro mi piaceva molto, tecnica, bello salto, tutto abbastanza bello. È uno dei percorsi più difficili tutto sommato e infatti si sono visti anche alcuni problemini da tanti atleti, cioè forature piuttosto che problemi, uno sul salto ha perso la sella, si è rotto il canotto, tutto bene invece? Sì, a parte l'ultimo mezzo giro che prima del salto ho sbandato, ho preso un gradino bucato davanti, ma il resto è tutto bene, sono riuscito comunque a fare abbastanza stacco per poi avere abbastanza margine per continuare la gara. Prossime settimane dove andrete tu e la squadra Pila Bike? A Chiesa del Pago. Sì. A fare un'altra Coppa Italia, sempre internazionale. E il 3 di nuovo qua a Brescia a fare un'eliminetta. Perfetto, grazie, in bocca al lupo. Niente, grazie.